L'edizione 2015 di Asia Auto Show sulle strade d'Abruzzo, come abbiamo visto in un'altra puntata, ha impegnato i partecipanti su un percorso particolarmente gravoso, soprattutto in considerazione dell'età delle vetture e del viaggio affrontato per raggiungere Silvio Marina, da dove hanno preso via le quattro tappe. Questo lascerebbe supporre un raduno rivolto alle macchine di grossa cilindrata, spesso considerate più affidabili delle piccole. Non è questo il momento per trattare l'argomento, ma è sufficiente uno sguardo a molte delle auto presenti per rendersi conto che la sola pregiudiziale per partecipare ad Asia Auto Show è quella dell'originalità estetica e tecnica della vettura. E che le prestazioni siano l'ultima delle discriminanti lo ha dimostrato Emanuele Azzali, che ci spiega la sua scelta. È la passione di poter condurre questo mezzo, è un mezzo dal 1938, Topolino A, balestra lunga, è la 126esima balestra lunga prodotta in Italia, quindi probabilmente la più vecchia balestra lunga circolante in Italia. Ho fatto il viaggio da Cremona a qui, ovviamente senza carrello, ma in auto per poter dimostrare che anche queste macchine, come tutte le altre, riescono a poter competere con il traffico e le strade di oggi. Non è che qualsiasi auto possa farlo, per farlo ha bisogno di una preparazione. Io mi dedico da parecchio tempo alla preparazione di questa macchina per poter arrivare a fare dei tour come questo. Ho fatto anche molti altri tour che mi hanno condotto anche in località molto più lontane. Per farlo bisogna preparare la macchina e io ci ho lavorato e ci lavoro parecchio per arrivare a questi risultati. Queste sono macchine che permettono di lavorarci vicino direttamente con pochissima spesa e basta solo molta passione. Ad Asia Auto Show si può venire con qualsiasi macchina, basta la passione. Il suo non è il solo esempio di una vettura di piccola cilindrata riportata all'antico splendore grazie alla passione del proprietario, come ci dice Vittorio Di Bartolomeo, che accompagnato dai figli ha partecipato con una rara bianchina trasformabile del 1958 con guida destra, essendo un modello destinato al mercato inglese. È una macchina che abbiamo creata noi, si può dire, ristrutturalmente. Di mestiere facevo il carrozziere e allora mi piaceva la macchina, l'ho cercata perché è ricreata dal niente alla rifinitura. Non è un po' piccola per questo percorso? No. Non ha sofferto di niente la macchina, ha resistito bene. Nonostante sulla macchina ci sia un terzo passeggero. È la mascotte di casa. E lo dice rivolgendosi al cucciolo sul sedile posteriore. Ai veicoli di piccola, anzi di piccolissima cilindrata, sono abituati anche Ettore 32 e Mariella Vicentini. Sono tra i maggiori esperti di motori ausiliari. I nostri amici telespettatori li hanno conosciuti in occasione della presentazione della seconda edizione del loro libro Micromotori a rullo, edito dalla libreria dell'Automotoclub Storico Italiano. Ma hanno partecipato ad Asia Auto Show con una Matra Baghera del 1976 da 115 cavalli. Come si conciliano le due passioni? Sono due cose completamente diverse, con due cose da prendere con il loro spirito. Questa è una passione, quell'altra è un'altra passione. Però c'è da dire che qualche micromotore ha una bella accelerazione, cioè accelerando ti dà proprio il colpo, sembra che sia turbo, e perciò magari la cosa da una parte all'altra si può anche livellare. E aggiunge Mariella. Le macchine sono una cosa, i micromotori sono un'altra, però sempre motori sono comunque e danno emozioni tutti quanti. Questa te la dà quando senti il rombo del motore a certe velocità che insomma, te lo senti nello stomaco. E i micromotori hanno un altro fascino, hanno il fascino del poter vedere il paesaggio. Un altro degli aspetti degni di nota di Asia Auto Show è stata la presenza di giovani famiglie al completo. Ruggero Nicolosi ci spiega che cosa lo ha spinto a partecipare assieme alla moglie Laura e al piccolo Diego. Sicuramente la forte passione che ho e che ho contagiato la mia famiglia per le auto d'epoca. E la mamma quale difficoltà ha dovuto superare? Sono un po' di organizzazione, però tutto si può fare, sicuramente non è una cosa impossibile e alla fine è una vacanza grandevolissima, stiamo insieme, per cui
si può fare tranquillamente. Ma interviene Ugeo. Avendo un bambino piccolo non è la stessa cosa di fare un raduno in relax marito e moglie, però ti devo dire che siamo già abbastanza abituati a questa, ad altri raduni, e quindi il primo è stato più pesante, ma poi ci si abitua ed è bello farlo. Anche Francesco Politi è arrivato ad Asia Auto Show assieme alla moglie Giovanna e alle figlie Beatrice di 1 anno e Adriana di 3, che tiene in braccio mentre ci spiega la sua motivazione venire con l'intera famiglia. La passione sicuramente, il piacere di vivere questa esperienza perché per noi è la prima volta. Che cosa comporta fare il raduno con due figli piccoli? Impegnativo sicuramente, perché le bambine hanno un'età per cui insomma vanno seguite e quindi magari non le si può lasciare da solo, hanno le loro esigenze e quindi le bambine insomma impegnano da questo punto di vista, però dall'altra parte poi insomma nel tempo ci sarà la soddisfazione, il piacere di aver vissuto insieme questa esperienza, e quindi questo è quello che resterà e che sicuramente è piacevole. I giovani sono stati l'elemento distintivo di questa edizione. Qualcuno, per limiti di età, si è necessariamente dovuto accontentare di fare da accompagnatore, mentre Valentina Chicco ci dice: io sono figlia di un collezionista di auto d'epoca e sin da piccola lui mi portava in giro a spasso con i suoi giocattolini. Ecco che successivamente in un certo senso ho preso il suo posto, ora sono io che porto lui. È ovvio che è un fascino totalmente diverso portare un'auto d'epoca rispetto ad un'auto moderna. Si dice che le macchine d'epoca le devi portare te in un certo senso, diversamente le auto moderne vanno ormai da sole. È un fascino particolare l'idea di toccare con mano qualcosa che in un certo senso ci lasci legati al nostro passato e alle nostre origini. Ti pesa la mancanza dei tuoi coetanei? Sì, perché il raduno nasce per questo, è un evento, è qualcosa, è un ritrovo goliardico di ritrovarsi, è un modo per scambiare opinioni, divertirsi, ed è ovvio non avere dei miei coetanei perdere il senso di questo, però io confido nello svecchiare in un certo senso questo ambiente e invito giovani. Io ho 20 anni, sono forse un po' troppo giovane, però invito chiunque a provare queste occasioni, parteciparci. L'invito di Valentina non lascia dubbi, e se anche non si è figli di collezionisti, per chi vuole assaporare le emozioni dei raduni d'epoca, ricordiamo che sul mercato ci sono ancora vetture molto accessibili. Basta avere la passione per farlo, e quanto sia bello lo dice anche Diego. Io sono all'Anuno con l'Alfa Romeo. Come? 2000? Le 6 print. Ti stai divertendo? Sì.